Fate ciò che vi comando. Comandamento, comandamenti, e poi vengono precetti, e poi bisogna in fondo compiere la legge. Chissà perché i precetti, le regole hanno tanto fascino su credenti. Perché per noi cristiani sono diventati addirittura il segno di riconoscimento, perché fondamentalmente negli ultimi secoli il mondo ci conosce come quelli dei precetti, dei valori, dei comandamenti, di grandi valori etici, della legge naturale, legge etica, eccetera. Chissà perché c'è tanto fascino sul mondo religioso questa via secondo la legge, questa mentalità che viene prodotta da questo approccio secondo la legge e il comandamento. Luca 10:25, Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sembra che questo è proprio un ritornello di sottofondo di ogni approccio religioso. Sembra che questa sia veramente la via privilegiata dalla religione, fare qualcosa che ha comandato Dio. Così, se faccio quello che Dio ha comandato, io gli piacerò e in qualche modo attirerò la sua benevolenza verso di me. Anche se adesso in qualche grave malattia non si sente, ma almeno all'ora della morte un premio verrà. E poi nascono tante discussioni, ma che cosa veramente bisogna fare? Perché tutto non si può. Allora dice, Maestro, qual è il grande comandamento? Allora nascono tante casistiche, tante cose, ma qual è veramente la cosa? E poi bisogna riconoscere che tutti questi approcci diventano un criterio molto facile di giudizio su di sé, con benevolenza alle volte, prevalentemente, ma soprattutto sull'altro. Un giudizio che facilmente giustifica il colui che osserva e condanna chi non osserva. La legge ci comanda di lapidare donne come queste, Giovanni 8:5. E poi si arriva al più tragico epilogo, Giovanni 19:7. Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire. Allora bisogna riconoscere che la legge ti rende la vita facile, molto semplice, e ti fa molto facilmente sentire a posto, perché almeno alcune cose fai di sicuro. Quando sinotti ci raccontano questi farisei, prendono quelle parti che sono più facili, no? Queste piccole spezie che si devono dare, no? Al tempio, allora quelli da fare elenco, no? Questo ho fatto, no? Si sente molto facilmente al posto. Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano qui accanto. Luca 18:11. E la legge ti fa veramente giudicare e ti fa sentire a posto. Io sono a posto. E così nasce questa cultura dei cattolici ben pensanti. Ma come fa vedere San Paolo nella lettera ai Romani, soprattutto capitolo 7, e ai Galati capitolo 2 e capitolo 5, la legge ti inchioda su te stesso, ti mette nel centro, ti fa diventare protagonista della relazione con Dio, ti fa illudere di arrivare da qualche parte e di diventare qualcuno. Perché tu sei ciò che fai, ciò che compi. Ed è questo che è frustrante. È una frustrazione permanente. Fai e fai e fai. E come dice Paolo ai Colossesi 2:23,
non serve all'altro che gonfiare la carne. Cioè questa coscienza di se stesso. E come dice Galati 2,16, questo approccio, questo fai, non porta da nessuna parte. Non redime, questo è sicuro. Non redime, e lui dice, non redimerà mai. Tanto è vero che Marco 10,20, uno lo dice esplicitamente, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, ma non sono felice, sto male. Ti sto chiedendo di darmi una soluzione perché qualcosa mi manca. Alla fine quell'uomo, come sappiamo, sceglie lo standard, così come è successo con i cattolici nel XX secolo. Hanno fatto tutto ciò che la Chiesa insegnava, ma evidentemente non erano felici. Alla fine hanno optato, come dico io scherzando, per piano Marshall, cioè almeno meglio avere qualche benessere di vita che stare dietro i preti, perché abbiamo fatto quello che ci hanno detto, ma felicità non abbiamo incontrato. Io penso che proprio questo è l'inganno, perché ti inchioda su di te, ti fa il centro e nessun individuo è mai stato felice. Tanto è vero che in tutti i Vangeli non troviamo nessuna festa dei farisei. Non hanno saputo festeggiare. È interessante questo. Allora, qualcosa di molto grave, a mio parere veramente di molto grave, si è spezzato lungo i secoli. E che cosa? Che l'amore che è all'origine, lo abbiamo spostato come il fine, come un ideale da raggiungere, da conquistare. Mentre l'amore è all'origine, noi siamo generati da Dio perché siamo generati nell'amore e per amare. Allora non è una cosa da conquistare, ma da rivelare, da manifestare. E questo è totalmente chiaro, ascoltate, rimanete nel mio amore. Questa frase dice tutto. Non dice arriverete, arrivate, camminate, rimanete, rimanete. È chiaro. Non si può diversamente, perché è proprio così. E poi è ancora più esplicito. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. È esplicito. Perché? Perché l'amore non si può vivere se non praticandolo. L'amore non è possibile avere se non manifestandolo. L'umanità è fatta come la vite, deve portare il frutto. Allora, se noi siamo generati dall'amore e nell'amore, noi non possiamo far altro che amare. E se amiamo, allora rimaniamo nell'amore. Altrimenti non si può. Allora è talmente esplicito che in Giovanni è come per il peccato, così anche per i comandamenti. Il comandamento è che il Padre ha mandato il Figlio e darci la vita. Questo amore del Padre nel Figlio. I comandamenti sono la traduzione pratica concreta della manifestazione di questo amore. Perché è molto chiaro anche Cristo. Come Padre ha amato me, lui non dice io ho amato il Padre, ho amato voi. Perché l'amore è questo passaggio. E come io ho amato voi, voi che cosa fate? Vi amate. Vi amiate l'un l'altro. Allora è talmente chiaro che si rimane nell'amore fin quando si ama. Quando si smette ad amare, si esce da Dio. Si torna a una vita che non conosce Dio. E allora qualcosa di molto grave è successo. Perché com'è possibile che noi abbiamo creato una cultura enorme religiosa
che non è lo sviluppo di questa impostazione. Rimanete nel mio amore. Chi mi ama osserva la mia parola. Non può diventare un comandamento la sua parola se la sua parola è l'amore. Come è venuto questo scisma tra il comandamento e l'amore, tra Cristo e l'amore? Qualcosa è successo, perché questo è accaduto, perché un'astrazione religiosa è accaduta, come dice Giovanni nella seconda lettera. Non si può conoscere Dio se non amando. È come che noi abbiamo riempito biblioteche dei testi che non c'entrano nulla, se non a giustificare. Com'è possibile che senza nessuna difficoltà abbiamo prodotto colonialismo? Abbiamo invaso i continenti? Abbiamo sposato la schiavitù tranquilla nell'epoca moderna, poi? Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che tutti i vescovi erano conti, feudali, palazzi? Com'è possibile? Se non che è avvenuto un grave scisma e che si poteva illudere di conoscere Dio. Abbiamo anche creato linguaggi sbagliati. Fare la carità. Assurdo. Assurdo. Fare la carità. Manifestare la carità. Perché l'ho ricevuto. Solo passa attraverso di me. Tanto è vero che lui dice questo binomio, servi amici. All'ultima cena ha fatto un gesto che lo facevano solo i schiavi e per di più non ebrei. E lui ha fatto questo gesto da amico. E poi ha detto, questo vi ho fatto affinché voi adesso ripetete questo che ho fatto io. Fate anche voi. E sì, io ti disegno una Madonna in 15 minuti. E poi ti dico, ecco qui c'è il carboncino, prego, failo. Un saltatore salta 250 metri con i sci e dice, ecco, ti ho fatto vedere come si fa, sali. È assurdo se non ce l'hai dentro il talento e le cose. Non si può imitare Cristo se non avendo la sua vita. Lui prima ci ha dato la vita e poi è diventato il nostro maestro, come si vive questa vita. Ma prima ci ha dato la vita. Ecco, senza il mio amore, dice Cristo, nulla potete fare. E allora possiamo concludere che l'amore è l'ontologia, ciò che sta sotto dell'esistenza è l'amore. E non si può conoscere e non si può parlare di Dio se non immersi in questo amore, e l'amore è pasquale. E si impara ad amare molte volte molto più piangendo che ridendo. E si arriva molto tardi forse a conoscere l'amore e conoscere Dio. Ma questa è l'unica via della felicità, che dichiara il nullo e dichiara epilogo a un cristianesimo triste. Perché l'unica cosa che fa felice è l'amore.